Ciao a tutti, bentornati e benvenuti nel mio canale. Io sono Miss Giulia e questo è un video unboxing del sito di Beatpark. Nuova collaborazione con il sito di Beatpark. Vi mostro quello che ho scelto dal sito. Aspettate che copro il pacco perché è pieno zeppo anche questo del mio indirizzo. Quindi il pacco è arrivato davvero velocissimo, esattamente 10 giorni, anche questo davvero velocissimo le spedizioni. Infatti il tempo, sono stata di più a scegliere il materiale, cioè più tempo a scegliere il materiale che non, che non nella spedizione. Comunque ho scelto diverse cosine anche qui, aspettate che prendo anche la bolla così vi mostro il ricapitolo con tutti i prodottini. Eccolo qua. Questo è Beatpark, ho scelto esattamente 8 prodotti da questo sito e vi mostro cosa ho scelto. Allora, partiamo subito dal set, questo qui per quanto riguarda la resina, e poi in ultimo vi lascio le perline. Allora, ho preso questo bellissimo set, questo è il codice, ed eccolo qua. E all'interno ci sono un bel po' di cosine. Aspettate che vi mostro il tutto. Allora, ci sono questi contenitori per andare ovviamente a mischiare la resina. Sono anche, ci sono anche scritte le misure, qui ottimo. Poi ci sono questi altri piccoli contenitori, usa e getta, che anche questi sono stracomodi. Ecco qui, un attimino, vedete? Ne sono tanti di questi contenitori. Poi all'interno c'è sempre una pinzetta, poi questi sono dei guanti, aspettate, sì, sono dei guanti all'interno del kit, poi ovviamente ci sono anche gli stampi, e oltre agli stampi, che tra un po' vi mostro tutti nel dettaglio, ci sono anche queste che sono davvero comode per girare la resina, e sono tante anche queste. Poi c'è la foglia argento, la foglia oro, sempre all'interno del kit. Ci sono anche queste nappine, e poi ci sono ovviamente gli stampini per fare i segnalibri. Allora, c'è questo con il gattino, che è stupendo, un po' più corto. Poi sotto c'è anche già il foro per inserire appunto la nappina, c'è questo con la zampina, c'è questo che è molto più lungo, ok, si nota così, c'è questo che è semplice rettangolo, che poi è così, aspettate che lo giro, poi c'è questa qua che è la balena, un pesciolino, credo che sia una balenottera, ok, lo metto qui, poi c'è anche la coda di sirena, che è corto, poi c'è anche il segnalibro, questo qua rettangolo, però versione extra lungo perché è il più lungo di tutti, non so se si nota, ecco qua. Poi c'è anche questo qui adorabile, che c'è il cuoricino, che è piccolino, e poi c'è anche l'orsetto, molto molto carino. Questi sono tutti, aspettate che vi mostro, ok, in questo modo si nota un qualcosa, ok, vi faccio una rapida carrellata in questo modo, così vedete anche la misura, ok, vi riposiziono, scusate il mal di mare, ok, sono esattamente, sono 4, sono 8 segnalibri, tutti molto molto belli, ed eccoli qua, aspettate, li metto anche nella busta. E per quanto riguarda le nappine, sono diversi colori, c'è rossa, c'è gialla, c'è verde, c'è blu, c'è anche nera, c'è tipo color petrolio, anche queste molto carine. E quindi ho preso questo kit per realizzare appunto i segnalibri. Che questo, se non erro, aspettate che mi sono segnata il prezzo, questo costa $5.72, cioè tutta questa robina qui, cioè $5.72 è un ottimo prezzo. Poi vi mostro le altre cosine che ho scelto. Allora, un altro stampino, questo è il codice,
Ho preso questa bellissima chiave a forma di stellina che misura appunto 6 centimetri. Davvero adorabile anche questa stellina, sia interna che esterna, e anche qui in basso c'è una piccola, qui è più un fiore che una stellina, sì, un fiorellino. Molto molto carina. E anche questo sono curiosa di andarlo a realizzare. Poi ho preso sia Swarovski e sia perline. Vi mostro per prima le perline e mi tengo in ultimo gli Swarovski. Allora, rigiro la telecamera così vi mostro in dettaglio sia il codice e sia appunto la colorazione. Questi sono il colore 291 e sono sempre perline della Miyuki, infatti anche le altre sono sempre Miyuki, e questi sono i Transparent Crabtree Blue. Un bellissimo colore, questo però è AB, non so se si nota dalla videocamera, che hanno appunto i riflessi AB. Poi vi mostro anche le altre colorazioni. Questo è il codice, è il 539, sempre della Miyuki, ed è il Ceylon Salmon, ed è appunto questo color salmone. Tra l'altro adoro queste bustine che hanno la faccina del gatto, sono troppo carine. Poi ho preso quest'altro colore che è l'81, sempre della Miyuki, ed è il Metallic Ematite. Ed è questo colore qui che l'avevo terminato. Poi ho preso anche questo che è il 352 ed è il Fuchsia Lined Opaque. No, scusate, Fuchsia Lined Acqua. Ed eccolo qua. È una sorta di viola trasparentino. Anche se qui c'è scritto fucsia, ma mi sembra più viola che fucsia. Sì, è fucsia. Forse c'ha un po' di riflesso fucsia, sì. Ok. E poi l'ultima colorazione che è davvero stupenda, questa che è la 434 ed è l'Opaque Edgeplant Luster, spero di pronunciarlo bene. C'è scritto Edgeplant, sì, Luster. Ed è uno spettacolo questa colorazione. Cioè, non so se rende. Videocamera sembra un po' più sul blu, ma è una sorta di violetto. Violetto molto tenue. Molto molto bella. Niente, le colorazioni delle perline ho scelto appunto queste 5 colorazioni e adesso vi mostro gli Swarovski. Ho preso questo pacco che tra l'altro era anche in offerta. Questo è il codice, sono i 36 rivoli Swarovski da 12 mm. E adesso vi mostro. Ok, li preferivo all'interno di quella confezione in plastica, ma si vede che questi qua da 12 vengono spediti appunto in questa bustina, poi li andrò io a sistemare e catalogare. Allora, questi in pratica erano tutti colorati, però c'era anche la possibilità di prenderli ovviamente di una sola colorazione, sempre da 36 pezzi, e li ho presi in sconto. Questi qua costavano 36 rivoli Swarovski, 22 dollari 86. Adesso non so se la promozione è ancora attiva, al limite vi metto il link dell'info box. E ci sono sia Siam diversi, aspettate che già me li sistemo per colore. E sono un bel po' di Siam, ottimo perché è il mio colore preferito dopo l'Emerald. Infatti ci sono anche Emerald. Eccolo qua. Sperando che ci sono anche le coppie. Sì, questi Siam ce n'è soltanto uno che è da solo, il resto sono coppie. In questo caso poi c'è il rosso. Ok, il rosso ci sono due coppie. Poi c'è questo che, se non erro, è il peach, se non confondo male i nomi. Poi c'è questo jet, sempre due coppie e mezzo. Al limite ci faccio due paio di orecchini e un ciondolo. Ah, il Siam ce n'è un altro, eccolo qua. Il Siam ci sono tutti. E poi questo qui, sì, ok, c'è la coppia, non mi ricordo il nome, mi sembra acqua, se non erro. E poi c'è questa sorta di celestino che
Non mi ricordo il colore di questo qua della Swarovski. Queste sono tutte appunto le colorazioni e i 36 tivoli che ho scelto dal sito di Bidpark. Poi ovviamente me li andrò a catalogare all'interno degli organizer per colori e anche per misura. Niente ragazzi, queste sono tutte le cosine che ho scelto dal sito di Bidpark. Vi ricordo che all'interno dell'info box vi lascio i link relativi ai prodotti e anche il mio codice sconto. Io spero che questo video sia stato di vostro gradimento, seguiranno ovviamente due video in collaborazione con il sito Bidpark. Io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuove creazioni. Ciao!